Firmata l'ordinanza con le misure pensate per arginare la seconda ondata di Covid, è il presidente della regione Eugenio Giani in diretta Facebook che, dopo aver annunciato i 1526 nuovi casi odierni in Toscana, elenca tutti i provvedimenti che fanno parte della nuova ordinanza. Tra le strette, lo stop alle visite a chi è ricoverato negli ospedali toscani, solo ai pazienti fragili sarà concesso di avere visite per pochi minuti. Altra misura, quella per gli sport dilettantistici di contatto, dove vengono interrotti tutti i tornei e campionati fino a livello regionale per un mese, ma non gli allenamenti individuali. L'ordinanza regionale prevede, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, anche la costituzione di una centrale di coordinamento in tutte le ASL per tracciare tutti i contatti dei positivi e quella per coordinare i reparti Covid. Con i 3 centri di coordinamento delle ASL si avrà l'occhio sul garantire delle postazioni per malati Covid che magari saranno anche solo transitorie per un periodo, per poi ripristinare le normali condizioni ospedaliere, ma dobbiamo appunto agire, quindi i 1500 alberghi sanitari, le 1500 postazioni di alberghi sanitari, la definizione di reparti molto isolati dall'ospedale dove poter mettere i malati Covid. Tutto questo significa una vera e propria radiografia che dovrà essere fatta sul territorio e con questi centri di coordinamento verrà fatta. Sempre nei provvedimenti dell'ordinanza l'aiuto della regione e sindaci per le chiusure delle zone rosse. Giani ha anche sottolineato che lunedì avrà un incontro con l'ufficio regionale scolastico per definire per le seconde, terze e quarte superiori la didattica a distanza per almeno il 50% degli alunni. Mentre sulle chiusure per i centri commerciali Giani ha ribadito che sarà limitato l'accesso attraverso un contingentamento delle persone.